Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Vi faccio una piccola e breve recensione per non fare un video troppo lungo e annoiante. Ieri ringrazio Elishop, vi faccio vedere. Ieri sono recati nel negozio di Novara e abbiamo acquistato un DJ Nazza M-Lite Combo. Qui vi faccio vedere lo scontrino, 169 euro, è il prezzo più basso che ci sia in commercio che io abbia trovato. Ripeto, negozio valido, persone serie, affidabili, molto disposte ad aiutarti, consigliarti. Allora, procediamo con la scatola. Appoggiamo qui la nostra GoPro, vediamo di riuscire a fare inquadratura. Ci proviamo. Comunque, vediamo qui, passiamo al contenuto della nostra scatola. Come vedete, scatola DJ Nazza rossa, multirotor. Questo è il light combo, diciamo è già compreso di bussola e GPS. Vediamo il nostro contenuto. Apriamo, abbiamo qui la nostra scatoletta bianca con dentro, ricordiamo, tutto è fatto veramente a regola d'arte. La nostra scatoletta che la appoggiamo qua. Poi abbiamo il nostro supporto con il nastro biadesivo 3M di marca, quindi molto ottima, non si dice, scusate, ottima o superlativa, buona, ditela come volete. Siamo qui. Abbiamo la nostra bussola digitale col cavetto, proviamo a tirarla fuori, anche se Madonna santa. Eccola qua, plastica, col suo spinotto, piantare lì, c'è addirittura la sua etichetta QR, QWERTY, se non sbaglio, QR, beh, qualcosa che si legge con l'iPhone, con le cose lì. Mettiamo dentro. Questo non passerò a montarlo subito perché ahimè mi manca la radio dentro. Poi abbiamo il vero e proprio cervellone, cioè il protagonista dell'acquisto, perché è quello che più ci interessa. Ripeto, questa si può anche comprare la versione non combo a un'ottantina di euro, però se c'è la possibilità, anche perché solo la bussola costa molto di più forse di tutto il pacchetto. Niente che dire, Nazza M Lite, rispetto della versione Nazza M o del V1 o V2 che sia diventata adesso, questo non è aggiornabile, non è espandibile. Diciamo che io ho preso il base, sono all'inizio, voglio provare. Comunque c'ho già le sue funzioni di return a home in caso di perdita di segnale, c'ha già l'orientamento intelligente IOC, gestisce fino a 6 motori più due canali liberi per il gimbal. Cosa importante che non si capisce molto sul sito di DJ Nazza o comunque in giro sulle guide che ho trovato, che mi ha spiegato ieri Elishop, anzi ringrazio il signor Renato perché è molto disponibile. Il gimbal gestito da questo, lui non gestisce la stabilizzazione del gimbal. Okay, il gimbal deve essere gestito autonomamente da una propria centralina, da una propria IMU. I due canali che abbiamo qui di gestione del gimbal ci permettono di gestirlo noi manualmente, ossia con due canali liberi, due potenziometri liberi, riusciamo a dare l'orientazione in questo senso, okay? In verticale e orizzontale, noi manualmente se vogliamo cambiarla, ma il prodotto in sé, il cervello qua non gestisce la stabilizzazione del gimbal, ok? Bon, passiamo al resto del contenuto. Questo lo rimettiamo qua dentro. Che
cioè li mettiamo qua dentro. Proviamo ancora la nostra serie di cavetti. Madonna santa, se sono duri questi cinesi come li chiudono. La mamma e la peppa. Eccoli fatti. Allora, troviamo tutti. Comunque, adesso ne ho tirato fuori uno, più o meno si capisce. Dentro ci sono tutta la cavetteria necessaria per connettere il DJ alla vostra ricevente. Poi ci abbiamo ancora un importante. Qui ci abbiamo anche già dentro un modulo back per alimentare. Perché se ci attaccate direttamente le batterie a questa roba qua, fa un bel botto. Ok, ti danno anche il modulo, quindi non hai bisogno di nient'altro per farlo funzionare. E qui infine vediamo che abbiamo qui infine ci troviamo un bel cavetto USB, micro USB, anzi sembra la spina di Samsung, sì, sembra la spina di Samsung, per poter settare il nostro M-Lite Combo. Riponiamo tutto nella sua scatola, ora hai voglia farci stare tutto qua dentro, un po' così, poi ci deve stare ancora questo e ci deve stare ancora questo. Signori, quanta fantasia ora che ci va per far rimettere tutto qua. E qua c'era questo e c'erano questi anche dentro. Ok, richiudiamo tutto la nostra scatola, chiudiamo tutto in attesa che mi arrivi la radio. Se qualcuno ha notizie, faccia dei commenti sotto su sta radio Taranis 9XD. Io ho sbrindellato internet e non c'è traccia se non da Hobby King, ma qua in Italia sembra pressoché impossibile trovare questa radio. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi è piaciuto, cercherò di fare qualche altro video più bello. Vi saluto. Bye bye, alla prossima.